Le ospiti, ne manca una, ma appena arriverà la presenteremo anche lei. Iniziamo da Asia. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Purtroppo settimana un po' brutta sia per me che per lei, quindi ci facciamo concorso. Bene, Esatto. Questa settimana è nettamente migliore per Alessia. Non si sente. No, no, prova a prova a riuscire rientrare. a entrare. Ok, vediamo un Vediamo un attimo. attimo. Nel frattempo, se volete già scrivere qualcos'altro. Allora, purtroppo non potremo parlare dell'Inter, volevo parlare un po' dello screener, ma penso che tanto mi hanno anticipato oggi il live. Ecco, presento anche l'altra persona che come me questa settimana è un po' triste, Martina. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera. Vabbè, mentre aspettiamo Alessia, direi di allora partire direttamente da questa croce che ci portiamo dietro del Milan, che ha cambiato completamente faccia, non riesce a risalire. Che cosa? Io vorrei prima chiedere una cosa. Sento tanti dire non è colpa di Pioli, continuiamo con Pioli, Pioli, Pioli. Voi che cosa ne pensate di Pioli? Chi va? Vado Fai pure tu, io, immagino. dai. Ok, vai, andate. Anche in due Inter vedo una netta differenza, nel senso che comunque noi non siamo una squadra che magari ha, dico, 20 giocatori che possono giocarsela, che sono tutti allo stesso livello, cose che magari una squadra come la Juve, il Napoli, che sicuramente ha molto di più calciatori a disposizione, quindi io vedo questa netta differenza. Quindi io dico che la colpa non è di Pioli, ma la colpa è di tutti, è della società, è dei giocatori, è del mercato per l'ennesima volta non fatto, è di un insieme di cose. Comunque, l'unico acquisto di questo mercato è stato il portiere, che non è nemmeno in grado di essere, cioè, all'altezza di Tatarusano, e quindi, cioè, è un deficit questo. Ed è l'unico acquisto. Posso dirti un che sì, che è andato via quest'estate e non è stato rimpiazzato, e è palese che qualcuno manca lì a centrocampo. Adesso si è infortunato Benasser. Boh, non si sa, non si sa esattamente chi giocherà. È un po' un tutto, è l'atteggiamento in campo, è l'atteggiamento di un Teo che non è più grintoso come prima, quindi anche nello spogliatoio qualcosa è successo. Probabilmente sarà il rinnovo barra non rinnovo di Leao, che secondo me un po' di equilibrio ha spezzato. E anche ho sentito qualche dichiarazione di Calabria che diceva: se qualcuno pensa che con la vittoria dello scudetto al Milan sia arrivato, ha dei problemi. Quindi i problemi sono tanti, sono un insieme di cose. Io non do ovviamente la colpa a Pioli. Sicuramente i suoi errori li ha fatti, però è quello che poteva fare e ha cercato di fare del suo meglio. Poi ci sta la situazione, ci sta a sbagliare. Io do colpa a tutti e do colpa a nessuno. Però effettivamente è palese da vedere che qualcosa non va. Sì, il problema c'è sicuramente. Sì, Allora, sì. da un attimo, il minuto di nuovo ad Alessia, vediamo se prova a parlare. Ciao ragazze, mi sentite? Perfetto, sì, ti sentiamo. Ok. Ciao, buonasera a Ciao. tutte. Buonasera. Quindi sì, assolutamente c'è un problema, anche perché vedendo come è andata l'anno scorso e vedendo quest'anno, io vedo proprio un cambio abbastanza drastico. Adesso vorrei sapere anche Asia che cosa ne pensa. Guarda, alla fine concordo con Martina, è tutto un insieme di cose, cioè non è che la colpa ce l'ha una, è tutto un insieme di cose che alla fine, per quanto riguarda Pioli, secondo me non va esonerato, anche perché
Tralascio il fatto che magari può avere fatto i suoi sbagli, ma chi prende al posto di Pioli? Che non ci sono i soldi per pagare un allenatore. Dovresti ripartire da zero, un allenatore che ti deve conoscere, cioè devi ripartire a conoscere tutta la squadra, a mettere su le proprie idee, tra virgolette, e in questo momento la squadra non è, cioè non c'è proprio, cioè per me fa bene a non esonerarlo, anche perché poi alla fine la colpa non è sua, può aver sbagliato quei due o tre cambi, ma alla fine la panchina è quella, cioè Pioli i giocatori non li ha. Ok, metti Vasquez al posto di Tatarusano. Io ho visto il suo riscaldamento, è peggio, tre volte peggio. Poi magari in campo, durante la partita, famiglia, non lo so. Però il riscaldamento è veramente terribile. Cioè, se Tata non ne prende una, Fusco non ne prende 10. Quindi ha ragione quando dice non è pronto. Poi magari, non so, in partita può far meglio, però per come ho visto io, insomma, il fatto che non sia pronto è vero. Quindi alla fine Pioli non ne ha le colpe. Poi, secondo me, come ha detto anche Martina, l'assenza soprattutto di Kessié, che non è stato rimpiazzato, che nell'ultimo periodo dell'anno, l'anno scorso, è stato fondamentale per il Milan. E poi c'è la questione di Maignan, insomma, che è infortunato. E secondo me, da quando c'è stato Lusano, oltre all'assenza fisica fra i pali, che comunque perde una certezza in quello che è il Milan di adesso, proprio a livello psicologico, cioè ogni partita vedi sempre che c'è un giocatore della difesa e non, perché anche Giroud ci ha litigato sempre, prima Tomori e poi Teo e poi Calulu e poi Giroud, cioè vedi sempre questi giocatori che litigano con Tatarusano, non è, cioè non è normale, perché ok che confronti, parli, che... però non puoi litigarci in campo che vedi giocatori che sbracciano, cioè non c'è proprio serenità a livello di spogliatoio. Poi non so se siano successi litigi, però può anche essere, magari c'è un po' di malumore in generale per il rinnovo di Leao. Poi insomma stanno uscendo tante di quelle voci che giustamente mettere il numero in piazza per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno, problema diciamo della Gazzetta, che è stato poi smentito proprio dal Milan, che ha fatto un comunicato ufficiale, perché è da anni che continuano a buttare merda, scusate il termine, sul Milan, e giustamente la società un po' si stanca, anche perché tu non puoi dire che c'è rottura totale fra gli agenti, fra Maldini, presidente, giocatore, che ci sono stati dei litigi in spogliatoio a causa del suo rinnovo. Magari può anche essere che ne parlino, che ci siano confronti, però in un momento del genere, nella settimana del derby, in un Milan che già di testa non c'è, le difficoltà ci sono, giustamente buttare ancora più difficoltà a livello mediatico sul Milan può solo far bene, diciamo, ai giornalisti. Poi il Milan, insomma, dopo un po' si stanca, giustamente. Sì. A proposito di Leao, dopo parleremo anche di Leao, di quello che è uscito, insomma. Però, tipo, col Sassuolo, no? Cioè, 5 gol sono davvero tanti. E in questo caso date solo la colpa al portiere, oppure avete visto proprio dei giocatori senza voglia, senza grinta? No, io do la colpa a tutti gli 11. Ok, il portiere sicuramente fa il suo, perché non possiamo dire che non ha colpe, però non ne ha solo lui. Io veramente ho visto Teo camminare, cioè sul gol di Berardi, cioè proprio così l'ha perso, cioè camminava. Do la colpa a tutti, non do la colpa ad uno in particolare. Anche Leao quando è entrato non è stato incisivo, non era lui, cioè si vedeva che era completamente assente con la testa. Quindi io in realtà sì, è vero, magari Tatarusano ha le sue colpe, però non le ha tutte. Ovviamente in campo sono gli 11, quindi la colpa è gli 11. Sì, anche secondo me, più che altro, cioè, come ho detto prima, per me il problema di Tata è stato un po' l'inizio di tutto, ma perché comunque a livello psicologico la difesa proprio non è serena. Se non è serena la difesa, che comunque è sempre più indietro, il centrocampo va più indietro, gli attaccanti stanno più indietro, infatti facciamo sempre fatica a far gol, siamo sempre chiusi in difesa, però appena poi provi ad andare più avanti, boom, ci sono le ripartenze. Teo che Berardi non l'ho manco visto, Calabria non si sa dove fosse, che c'era Krunic a marcare l'uomo, cioè... Per quanto possa voler bene a Cruni, cioè per quanto possa voler bene a Calabria, non sono giocatori, cioè Calabria si è attaccato alla maglia, ma non sono giocatori da Milan. Cioè a me dispiace dirlo, soprattutto per Calabria, perché comunque si vede che è attaccatissimo, però cioè, manca proprio quella grinta in campo, quella voglia di fare da parte di tutti. Cioè, un conto che Gabbia ti fa una partita mediocre, un conto che te la fa Leao, che te la fa Cruni e sì, Leao. E Teo, Leao, cioè questi giocatori importanti da cui magari ti puoi aspettare un po' di più. Quindi se loro ti fa male, in più metti gli altri giocatori che comunque di livello non ci arrivano, a livelli alti,
cioè rimaniamo sempre a prestazioni mediocriche, comunque poi alla fine i gol ti arrivano, perché 5 gol dal Sassuolo sono tanti, cioè 5 dal Sassuolo, 4 dalla Lazio e 3 dall'Inter, cioè troppo, quindi arrivano dopo appunto già altre sconfitte, no? Dopo un derby che ci può stare che si perda, in questo momento comunque l'Inter sta andando abbastanza bene, quindi ci può anche stare che perdi quella partita, però arrivate già una sconfitta con la Lazio, già da altri punti persi, quindi ovviamente penso che tutti si aspettavano contro il Sassuolo, il Milan si rinasce, diciamo, e invece non è stato così. E poi non era neanche partito malissimo, cioè la partita non era partita male, cioè non era iniziata male. Abbiamo fatto il gol, fuori gioco, annullato e ciao, lì proprio di nuovo con la solita sfiga, ovviamente, che abbiamo noi, perché insomma, solita roba, però... Poi a maggior ragione che comunque giocavano anche in casa, io mi aspettavo molto di più. C'è una reazione, mi aspettavo più concentrazione, un atteggiamento diverso. Cioè comunque nonostante tutto lo stadio è sempre pieno, quindi c'è anche un po' di orgoglio loro, capito, di dire sì, ok, il momento no, c'è stato, non c'è ancora. Cioè io quella reazione mi aspettavo. Io ci avrei messo la mano sul fuoco sulla vittoria del Milan, cioè ero proprio sicurissima di una reazione della squadra ricompattata, di una serenità ritrovata, perché dall'esterno sembra proprio questo, che manchi serenità, si sia rotto qualcosa nello spogliatoio, anche come diceva Asia, per queste voci di mercato, queste questioni pendenti, anche la stampa assolutamente non sta aiutando tutta questa situazione, però mi aspettavo assolutamente una ripresa del Milan che purtroppo non c'è stata, però io credo che così come è arrivato un po' improvvisamente questo momento negativo poi passerà, perché sono molto spesso anche gli episodi, quindi il gol annullato e di nuovo tutte le certezze che crollano. Quindi basta veramente un episodio a favore o la vittoria nel derby, un qualcosa, un episodio positivo e può tornare assolutamente ad essere il Milan che tutti conosciamo. Concordo. Allora, guardo un attimo. Sì, leggo un attimo le cose e risponderò dopo alla domanda sulla Juve. Asia, dai, che al derby vincerete per il Napoli. Guarda, io ho mia mamma napoletana, quindi parlando di scudetto, no, quando mi ritrovo a parlare magari con qualche tifoso napoletano che boom, prende da TikTok, mi arriva su Instagram, mi spot dalle storie, guarda, e dico, guarda, se il Milan non lo vince, perché oggettivamente è molto lontana la cosa, poi so che i napoletani sono scaramantici, perché ripeto, ho mia mamma, poi tutti i parenti, quindi so com'è la situazione, però ho sempre detto, se deve vincerlo qualcuno che non è il Milan... Mi farebbe piacere che lo vincesse il Napoli, ecco, poi ovvio che preferirei il Milan, perché sennò insomma sarei ipocrita, però se dovesse vincerlo il Napoli da un lato mi fa piacere, perché comunque vedo tutti i miei parenti che sempre ogni anno ci sperano, poi cadono, restano male, cioè, comunque sono un sacco di anni che non vincono, e per quanto poi certe persone mi possano far partire i nervi con gli sfottò e tutto, ma ci sta alla fine parte del gioco, parte del calcio, quindi nel senso, cioè è fatto così, quindi... Esatto, finché non si esagera, ci sta in questo momento che il Napoli è là in alto, sta facendo un bellissimo campionato, sta inciampando pochissimo, forse cioè appunto contro l'Inter è inciampato e contro la Cremonese, però per il resto sta facendo tutto bene. Qua dicono anche ciao a tutti, ma tanto il Milan ha già vinto il derby, ci stanno a preoccupare, vincono facile facile e si riprendono. E perché è proprio interista questo qua? Esatto. Esatto. A proposito di, comunque stavamo parlando di Leao, okay, hanno detto che non rinnovava, poi il Milan ha smentito queste voci, voi che sensazioni avete su Leao? Guarda, dico una cosa al volo, cioè io con Leao sinceramente non lo so, a volte ti dà la speranza in più, a volte la speranza in meno. C'è stato un periodo subito dopo il rinnovo di Bennacer che si parlava subito di firma di Leao, momenti a giorni qua di là, poi dopo si parla di parti distanti, di clausola, rinnovo. Poi il fatto che comunque ci sia suo padre in mezzo non aiuta, perché insomma vuoi o non vuoi,
vuoi mettere tuo padre che ti dice di fare una roba e il tuo avvocato che per quanto possa essere comunque una figura stabile, ferma, intelligente, quello che vuoi, però se tuo padre magari ti dà un consiglio in più è normale che il giocatore magari vada dietro ai suoi consigli. La mia sensazione è che Leao, per quanto possa essere, diciamo, cioè per quanto possa riconoscere gli anni al Milan, per me andrà verso i soldi. Mi dispiace dirlo, ma ho una sensazione negativa riguardo, quindi per me a giugno se ne va, perché il Milan l'ha detto, noi non vogliamo più perdere giocatori a zero, quindi o se ne va a giugno, cioè o rinnova o se ne va a giugno, così almeno ci entrano dei soldi, riusciamo a più di mercato. Quindi per me non rinnova, purtroppo. Anche secondo me a giugno non rinnova, perché comunque la sensazione, a me sembra di rivivere la sensazione dell'anno scorso con Kessié, quindi secondo me siamo lì e non rinnoverà e andrà dove gli offriranno di più, sicuro. Sì, che poi è un po' il destino degli attaccanti giovani e talentuosi, nel senso che purtroppo non c'è più quel romanticismo che fa sì che siano attaccati alla maglia, e quindi quando ci sono delle proposte, soprattutto economiche allettanti, vedono i club, i propri club, che comunque giustamente non vogliono sottostare alle sose richieste, quindi se ne parla già da tanto ed è probabilissimo che poi in estate effettivamente vada via e porti via con sé anche tutte queste polemiche, perché credo che assolutamente il Milan, che sia ora o che sia in estate, abbia bisogno di serenità e di un progetto come quello dello scorso anno, quindi con un gruppo compatto e soprattutto convinto del progetto Milan, che è un club di un'importanza esorbitante ed enorme, che si sta ricostruendo anche in Europa, quindi i giocatori scontenti o contenti a metà non credo che ne abbia bisogno assolutamente. Infatti è quello che ha fatto capire, nel senso che, cioè, per quanto tu possa essere un giocatore importante, non ti darò mai quei soldi in più, perché comunque dobbiamo rimanere lineari a quelli che è la nostra idea di nuovo progetto, insomma, sostenibilità e tutto. Quindi per quanto Leao possa essere comunque un giocatore fondamentale quando è in forma, perché nelle ultime partite abbiamo visto un Leao comunque che non ci piace, insomma. Se nonostante possa essere appunto un giocatore buono, buonissimo per il Milan, non, oltre a quel tot di soldi che gli abbiamo proposto, il Milan non alzerà più l'asticella, perché ok tutto, però insomma noi rimaniamo lineari. Quindi anzi, è stato fatto comunque uno sforzo molto più grande rispetto a quello che hanno fatto con gli altri giocatori, perché Leao prenderebbe 7 milioni più bonus, mentre tipo un Theo Hernandez se ne prende 4 e mezzo, cioè. Nel senso, comunque uno sforzo che Leao dovrebbe apprezzare, però evidentemente, cioè, non puoi avere sempre giocatori attaccati alla maglia, ok? Perché non siamo più nel passato, purtroppo negli ultimi anni c'è sempre più Sì. attaccamento ai soldi. Però a me dispiacerebbe sinceramente per Leao, ma come penso a tutti i milanisti alla fine, cioè, ce ne dobbiamo un po' fare una ragione alla fine. Andrà così, secondo me. Sì, purtroppo il calcio di oggi e le bandiere sono un po' due cose opposte. Siamo noi tifosi che siamo troppo romantici, che ci sposiamo sempre, ci sposiamo sempre Esatto. Allora, saluto Vanesita. Saluto Samu, poi ha segnato Darmian, se non si era capito. La domanda di Antonio la leggo dopo, che è sul Napoli, e qua dicono: Leao fa la fine di Kessié e tutti gli altri. Dopo il problema è chi vai a prendere? Chi vai a prendere? No, allora, per me, cioè, io alla fine di Kessié un po' l'avevo immaginato, detto che sì, comunque è già più grande di Leao. Vai in una squadra che comunque non è che dici vai a giocare, non lo so, vai a giocare nella Juve, che un posto bene o male lo puoi trovare. Al Barcellona comunque c'erano già un sacco di giocatori, che comunque tra giovani e grandi, cioè, non vai a mettere un Kessié. Cioè, io immaginavo che avrebbe fatto il sostituto. Per quanto riguarda Leao, secondo me non penso faccia la fine di Kessié. Però non hai comunque la certezza di essere amato quanto sei amato adesso al Milan, non hai la certezza della titolarità. Sicuramente giocherà un po' più di Kessié, però comunque non è che dici vai in un club come se avessero preso Mbappé, cioè non è che dici prendi, boom, ti pagano un sacco di soldi, giochi titolare, fai gol e tutto. Cioè, non avresti queste certezze. Io spero che Leao queste cose le stia pensando, non solo ai soldi, perché comunque alla fine sei un calciatore che per quanto possano farti utili i soldi,
cioè, vuoi giocare, credo. Quindi, boh, spero valuti un po' meglio queste opzioni. Poi può anche essere che vai in una squadra gioca titolare, fa benissimo, ma questo non possiamo saperlo. Però sensazione mi viene il dubbio, ecco. Poi, allora, no, non tifo Napoli, mi dissocio, perché mi spiego, ho azzeccato il risultato della partita contro la Roma e c'è Vale che continua a insultarmi dicendo che tifo Napoli. Non è vero. Poi dicono, c'è sempre D'Albert disponibile a farlo esterno gratis. Su Pioli hanno già risposto, entrambe lo terrebbero, giusto? Sì. Ma con Zaniolo a giugno ci riproverete. Ecco, Zaniolo, cosa ne pensate? Lo vorreste? Allora, vai Martina, vai tu. Allora, io onestamente no. Nel senso che secondo me Zaniolo, lasciando un attimo stare comunque le sue caratteristiche, le sue abilità e tutto, secondo me non ha una mentalità adatta allo spogliatoio Milan, nel senso che secondo me lui alla Roma ci stava bene, perché comunque riuscivano anche a, tra virgolette, tenerlo a bada. Comunque anche Mourinho è sempre stato, cioè, sempre stato comunque molto bravo con lui, cosa che secondo me al Milan no. Nel senso, se soltanto pensandoci, io non mi immagino uno Zaniolo nello stesso spogliatoio con Teo Hernandez. Secondo me, diciamo che gli equilibri non si rompono con lui, per come è impostato il Milan. Quindi io non lo prenderei, anche perché secondo me quando comunque si fa un acquisto, oltre alla capacità e tutto, bisogna anche guardare questo punto di vista, che è importante. Quindi dal mio punto di vista io non lo prenderei, perché secondo me non ha quell'atteggiamento, non ha la testa, e sono molto sincera, non ce lo vedo in nessun'altra squadra italiana. Ma a livello invece di gioco, cioè, ok la testa, ho capito, come si nella squadra di un Milan lo vedresti a livello di gioco? Nel senso, probabilmente Pioli lo potrebbe mettere al posto di un Messias e di un Salemakers, secondo me, o magari di un Leao se comunque giugno non rinnova, però non ce lo vedo tantissimo nel modulo, nel gioco di Pioli, no, onestamente. Asia? Io vado completamente al contrario rispetto a quello che ha detto la Marti. Allora, per me Zaniolo sarebbe un colpo, tralasciando proprio là il talento e tutto, un colpo da Teo Hernandez, nel senso che, come ha detto Maldini, loro cercano quei giocatori un po', non dico odiati dalle società o dal contesto, insomma, in cui si trova, però quei giocatori su magari sui quali punterebbero meno persone, nel senso che alla fine Teo Hernandez l'hai preso al Real Madrid, dove non giocava, era panchinaro, era una testa calda, faceva sempre serata. Nessuno ci avrebbe scommesso una lira, a parte quei 3-4 giocatori che dici, sai, quel talento comunque è buono. Alla fine abbiamo preso Teo Hernandez, che comunque si è calmato tantissimo rispetto al Teo Hernandez che era del Real Madrid, quindi di testa è riuscita a cambiare. Poi comunque è venuto al Milan, che è la squadra in cui c'è Maldini, no? Idolo, che ha sempre dichiarato, insomma, quindi per me Zaniolo sarebbe un colpo così, più che altro perché poi abbiamo Ibra, che è idolo dichiarato di Zaniolo, e in un ambiente in cui magari può mettere un po' la testa a posto, non lo so, perché comunque hai un allenatore che, rispetto a Mourinho, che comunque spesso abbiamo visto che l'aveva secondato in questi suoi, tra virgolette, capricci, no? In qualche intervista, in qualche corso partita, ha fatto delle dichiarazioni che non stavano né in cielo né in terra, giusto per non andare contro il giocatore. Quindi secondo me, cioè, a me non dispiacerebbe, perché comunque giochiamo con Messias e Salemakers, quindi Zaniolo sarebbe, non dico oro, però insomma, un bel glow up. Poi per quanto riguarda invece il fatto che sia sempre rotto, che si sia rotto comunque due crociate, cioè, capisco che comunque la condizione fisica non sia delle migliori, però non spendendo troppo ovviamente io l'avrei preso. A giugno non penso si possa fare più qualcosa, però se dovesse succedere non mi lamenterei, ecco. Poi ovvio ci sono dei giocatori migliori, insomma, quello sicuramente, però io l'avrei preso. Sì, purtroppo
purtroppo secondo me gli infortuni che ha avuto Zaniolo un po' l'hanno limitato. Magari con più continuità sarebbe stato un altro giocatore, magari a livello di testa no, però a livello proprio di gioco, perché in questo momento alla Roma non stava facendo molto. Alla fine il suo problema è nato quasi a causa degli infortuni, no? È stato fermo un sacco, poi comunque per un giocatore che ti rompe un crociato, ed è un bel problema perché comunque alla fine come chiesa è stato fuori quasi un anno tra infortuni, poi qualche ricaduta così e colà. Zaniolo che se ne rompe due, cioè a livello psicologico veramente, cioè impazzisci, poi comunque sì, fai le cure, ma ti ritrovi comunque a stare sempre in casa, a non giocare, cioè vedi i tuoi compagni, tutta la tua squadra che gioca, tu sei sempre fermo ad aspettare di guarire, poi magari c'è qualche altro problema che si accumula, così e colà. Alla fine Zaniolo di testa è partito per quello, se no era uno degli italiani più promettenti di quegli anni. Quindi cioè il talento ce l'ha, il problema è che deve equilibrare un attimo talento e testa, poi per quanto riguarda la forma fisica lui non ci può far troppo, ecco, più che curare, cercare di non fare troppe cavolate, però io l'avrei preso, sì, non mi dispiace complessivamente. Una cosa più brutta che ora... rimarrà lì a Roma fermo senza far nulla, perché Mourinho l'ha presamente letto, cioè non ti voglio più vedere, in poche parole, tifosi romanisti pure, visto gli striscioni che hanno messo, un po' troppo esagerato. Però... sì, i tifosi romanisti stanno un po' esagerando, anche non tifosi, con minacce, inseguimenti, cioè veramente stiamo arrivando all'assurdo, cose che non si dovrebbero mai... ascoltare, non si dovrebbero mai verificare, anche perché poi pian piano sono emerse poi le verità, le notizie delle offerte che lui comunque aveva accettato, delle problematiche che ci sono state nel trasferimento, quindi pian piano i dettagli emergono e le verità poi sono sempre al centro tra le due campane, però effettivamente tra i vari casi la Roma non è che sta gestendo bene tutti questi giocatori scontenti, anche perché soprattutto per il valore che ha nel campionato italiano, per il calciatore di talento qual è Zaniolo, assolutamente nella prossima sessione di mercato sarà comunque un affare, a patto che, come dicevano anche le ragazze, però ci sia qualcuno che lo sappia gestire e soprattutto un ambiente che gli dia serenità, perché questa secondo me è la cosa più importante, perché abbiamo visto calciatori, appunto prima si parlava di Theo Hernandez, con la testa calda, però gestiti da un allenatore che appunto sa farlo in un ambiente tranquillo, con la tifoseria che li sostiene, e vediamo dei calciatori assolutamente rinati, quindi è tutta una questione di volontà, e poi sta Zaniolo, perché altrimenti si brucia completamente, il suo futuro da calciatore poi è compromesso, quindi sta anche a lui decidere cosa fare da grande, anche perché è arrivato il momento di capirlo. Esatto. Vale ti dice, guarda, non sono d'accordo, per me sono un bambino viziato che deve andare via da Roma. Vabbè, era amato, era un re, se ti fosse arrogito così ci sarà un problema, no? Sì, però c'è stato un po' il paragone con Zaniolo e Çalhanoğlu, per quanto noi milanisti abbiamo odiato e odiamo tutto la Çalhanoğlu e tutto quello che è successo, però non l'abbiamo mai minacciato sotto casa, cioè nel senso, a parte qualche spottò con la bar, cioè nessuno credo sia mai andato sotto casa sua a minacciarlo di morte. Quindi... Sì, assolutamente. È stato proprio esagerato quello che hanno fatto. Saluto il salotto del calcio. E volevo un attimo rispondere. Il caso Karsdorp, allora, io pensavo che alla fine la Juve lo acquistasse, invece così non è stato. So che, da quello che mi hanno detto, Mourinho ha detto che se... lui vuole tornare e continua così, lo riaccetterebbe. Quindi, in poche parole, in questo momento sta ancora lì anche lui fermo. E Bakayoko alla fine è rimasto, penso di sì, da quello che ho letto. Non è stato mandato via. Assolutamente. Allora, adesso ci avvicina al derby. È una partita, la partita per sia Inter che Milan, comunque quella più sentita, e arriva al Milan oltre che con appunto le partite perse, con anche l'infortunio di Bennacer, quindi con una formazione che chi vai a mettere in campo? Cioè, avete qualche idea? Io ho letto di un, se non sbaglio, di un 4-3-3 o un 4-3-1-2, con Chiari in difesa e Brahim Diaz.
e un De Ketelaere che rischia il posto. Siete d'accordo? Allora, io in realtà non so cosa aspettarmi, nel senso che comunque anche l'ultima partita con la Colli Sassuolo più avevo un attimo ridisegnato la squadra, quindi in realtà non so esattamente chi potrà scendere in campo, sono sincera. Il cambio di modulo sì, anche io ho sentito che probabilmente ci potrebbe essere questa cosa, ma sono anche convinta che Pioli alla fine non lo fa, perché poi alla fine dicono sempre le stesse cose. Usa. Quindi Esatto. non saprei, sono sincera, non te lo saprei dire. Guarda, e anche io ho sentito la stessa cosa, insomma, di possibili cambi di modulo, ma è da 3 settimane che dicono le stesse cose, ma il modulo è sempre quello, quindi non lo so. E per quanto riguarda la formazione, dicevano tipo Tonali e Krunic sicuri, e si guardava se mettere Pobega o Branks, anche se Branks non lo prova mai, quindi sicuramente vedremo Pobega, che a me non piace perché ha il fisico, sì, ma non corre. Poi sì, De Ketelaere che non era neanche partito malissimo col Sassuolo, quindi vabbè, sicuramente ci sarà poi il cambio con Diaz, quindi o parte uno o parte l'altro, li giocheranno entrambi. E la situazione è un po' questa, che già siamo messi, tra virgolette, male, cioè no, siamo messi male a livello di risultati, di testa, in più gli infortuni che ovviamente sono sempre lì all'angolo. Sinceramente la vedo tosta io. La vedo un po' grigia, anche perché comunque è un Inter che, a parte l'infortunio di Brozovic, alla fine non è che si è messo così male, anche perché alla fine i risultati, a parte qualche inciampo che hanno avuto, stanno arrivando loro. Quindi sicuramente arrivano già con una testa diversa, con una motivazione in più. Noi ogni partita sembra sempre che, dai, dopo questa cosa vediamo un Milan diverso, un Milan che si ricarica, ed è sempre peggio. Ogni partita che è, sempre, sempre peggio, quindi insomma. Non so cosa aspettarmi, sinceramente, ma non ho sensazioni buone, ecco. Sì, anche perché comunque c'è da dire che l'Inter arriva dal 3-0 dalla Supercoppa, Esatto, quindi quindi è fare bello più. carico, quindi Però questo. vuole fare ancora bella figura. Noi non siamo al 100% e quindi secondo me io la vedo come Asia. Può essere un po' un'arma a doppio taglio, però, eh? Magari appunto arrivano convinti, abbiamo già battuto 3-0, ma sì, è facile, è semplice, poi magari possono anche inciampare su se stessi. Speriamo. Poi magari si sono stancati con la coppa stasera, quindi un po' di calo fisico, un po' di problemini Speriamo. e via. Esatto. E per quanto riguarda la zona Champions, il Milan riuscirà a portarsela a casa o la vedete un po' male anche lì? Io non so cosa dire ora, sinceramente, perché ogni volta che vedo un risultato negativo dico sempre: dai, dalla prossima ci ricarichiamo, facciamo meglio. Quindi io finché non inizio a vedere risultati positivi la vedo un po' grigia, anche perché è comunque una serie continua di risultati negativi che, cioè, ti servono i punti. Quindi se continui con queste partite, con queste prestazioni, cioè, io ci credo, ovvio, ci credo perché è lecito, però. Allora, anch'io ovviamente ci credo, però sono anche realista, effettivamente le nostre dirette avversarie sono tutte in forma, quindi effettivamente, cioè diciamo tra virgolette il problema è anche quello, alla fine sono tutte in forma, quindi speriamo Sì, di c'è una bella rimetterci lotta. comunque, esatto, speriamo di rimetterci noi un attimo in riga e allora lì sì che ce la possiamo giocare. Però prima voglio vedere il mio Milan e poi allora posso dire forse ce la possiamo giocare. Leggo un attimo due commenti. Allora, Bakayoko è rimasto per colpa dell'infortunio di Bennacer. E De Ketelaere, secondo voi, è un flop? Allora, Bakayoko è rimasto perché non fa niente, guadagna soldi e chi lo caccia dal Milan, quindi non è rimasto per Bennacer, è rimasto semplicemente perché in tutte queste sessioni di mercato in cui abbiamo provato a mandarlo via non ne vuole sapere, quindi per me Bennacer non c'entra molto, anche perché tanto non gioca Bennacer e Bakayoko, quindi non cambia molto. E per quanto riguarda De Ketelaere, per ora è un flop, ma perché comunque tutti si aspettavano un immediato gol, un'immediata prestazione positiva da settembre, da agosto che era.
Non ha fatto quasi nulla fino ad ora, sta migliorando nell'ultimo periodo, a gennaio è partito un po' meglio, però finché non si sblocca con quel gol, non, per me non dico che è flop, però è molto lunga con i tempi, magari l'anno prossimo sboccia, non lo so, ci spero, però ha molto, cioè, va molto tranquillo, ecco, nel senso, ha i suoi tempi. Anche per me non è del tutto un flop. Secondo me lui sente parecchio la pressione, e quindi diciamo che questa cosa secondo me un po' lo sta limitando. E sì, sicuramente tutti si aspettavano qualcosa di più, e secondo me anche lui stesso si aspettava qualcosa di più. Però non posso dire che sia un flop, e io gli do ancora un po' di tempo. Perfetto. Allora, finito il Milan, passerà la parte un attimo più felice, che è il Napoli, che sicuramente sono lì che festeggiano. Però prima di parlare della vittoria contro la Roma, torno un attimo indietro e io parlo un attimo della Cremonese, visto che non ho avuto modo di parlarne. Come mai questa uscita dalla Coppa Italia, secondo te? Un'uscita dalla Coppa Italia che, ti devo essere sincera, è dispiaciuta tanto comunque ai tifosi, soprattutto per le modalità e soprattutto per ciò che è stato visto in campo, che non è stato neanche un Napoli bruttissimo in quell'occasione, ma una grande Cremonese che ha giocato veramente bene anche i tempi supplementari fino ai rigori, perché non ha sbagliato assolutamente niente. Però cosa che a me lasciava molto in dubbio già alla vigilia era questo turnover totale scelto da Spalletti. Infatti poi si parlava di 6-7 calciatori diversi rispetto ai titolarissimi, che secondo me già erano troppi per una partita di Coppa Italia, con tanti calciatori che poi non avevano mai giocato insieme, ed alcuni come Gaetano e Zerbin che non avevano mai giocato titolari praticamente in questo inizio di stagione del Napoli. Era una scelta troppo azzardata, lui ne ha cambiati persino 10 su 11, è rimasto soltanto Meretti in porta dei titolari, e quindi abbiamo visto una squadra, soprattutto nei primi minuti, totalmente allo sbando, che non reggeva il centrocampo, perché calciatori abituati alla fase offensiva che ovviamente non riuscivano a tenere il passo della Cremonese, che veramente era scesa in campo al Maradona molto convinta dell'acquisizione del risultato, perché poi ha visto ovviamente poi le cose andare bene. Poi anche quando sono entrati in campo i cosiddetti titolarissimi, comunque era un Napoli diverso in tante pedine. Poi la pioggia scrosciante, perché è venuto giù veramente il diluvio universale, e tante cose che non sono andate nel verso giusto, fino poi al rigore sbagliato. E il rigore sbagliato poi diventa una lotteria, quindi può succedere praticamente di tutto. Però diciamo che il dito è stato puntato contro il turnover eccessivo di Spalletti, tant'è vero che poi la reazione si è vista già in campionato nella stessa settimana contro la Juventus, quindi non c'è stato alcun campanello d'allarme. No, assolutamente, è stato un attimo un piccolo inciampo che però si è subito rialzato. Io, tornando un attimo quindi sul campionato, prima ancora di chiederti della partita con la Roma, io voglio farmi una domanda. Allora, capisco la scaramanzia e tutto, capisco tante cose, in questo momento state là in alto con un divario altissimo, non capisco perché non iniziate un po' a essere più tranquilli e felici. Io capisco gli altri anni dove magari avete esatto. 2 punti di stacco, allora ci sta la paura, ce l'ha tutti, però in questo momento, cioè, è davvero proprio, deve essere una cosa straordinaria per riuscire ad abbassare questo Napoli. Sì, questo sì, assolutamente, Gaia, però come hai detto giustamente tu, si è molto bruciati dagli anni precedenti, in particolar modo da quel 2018, anche se era un Napoli completamente diverso, una squadra diversa, ma anche nella mentalità. Adesso si vede una squadra matura, con le idee chiare, che scende in campo compatta, con un'identità ben precisa, data anche dal bravissimo Spalletti, e quindi sì, il gruppo si è compattato, ma anche la tifoseria, che si sta dimostrando di essere più matura e meno di pancia rispetto agli altri anni, che magari
avrebbe fatto un casino dopo la sconfitta contro l'Inter. Invece anche in quel momento, guardando la prestazione che poi non ci fu praticamente del Napoli, con un Napoli che quasi non era sceso in campo e riconoscibile, subito si sono ritrovati, e quindi questo dà molta serenità alla piazza. Però la cosa diversa poi rispetto agli altri anni, che effettivamente non solo il Napoli va a mille, ma poi stanno venendo meno le inseguitrici, quindi anche quello è una cosa che deve far stare un po' più sereni al momento i tifosi. Però c'è sempre la scaramanzia, anche perché è appena iniziato il girone di ritorno, quindi aspettiamo almeno un altro paio di mesi, anche perché è vero, c'è un distacco enorme, però sono tante le partite da giocare obiettivamente, quindi è giusto anche non fare proclami, perché bisogna curare il dettaglio e non bisogna mai mollare nulla, perché è importante stare sul pezzo e concentrati, e lo si è dimostrato anche contro la Roma, quando magari il punto poteva essere strappato, invece nel momento di difficoltà, quando poi la Roma è riuscita a pareggiare, Spalletti con i cambi ha voluto dimostrare di voler vincerla quella partita, quindi anche quello è stato un segnale forte. Non bisogna assolutamente mollare, per farlo bisogna restare umili e molto con i piedi per terra, in questo sono d'accordo. Allora, ok, va bene, io non riuscirò tanto a capirvi, però va bene, ok. E per quanto riguarda con la Roma, innanzitutto Osimhen, cioè, che gol ha fatto, ragazzi? Io penso che sia davvero un attaccante fortissimo e ve lo invidio davvero tanto. Cioè, ha fatto un gol che, vabbè, non avevo parole quando l'ho visto. E poi la Roma ha pareggiato. In quel momento lì hai avuto paura di perdere quei 3 punti, oppure eri abbastanza sicura della tua squadra? No, sinceramente forse per la prima volta realmente in questa fase di campionato ho avuto paura di non vincere, ma non perché il Napoli non avesse modo di farlo, questo no, perché soprattutto quando Spalletti poi ha gettato nella mischia anche Raspadori, Simeone, ho visto una reazione importante, e poi so che il Napoli è una squadra che quando gioca da Napoli può veramente far male a tutti e fare gol in qualsiasi momento con qualsiasi giocatore, quindi per quello ero tranquilla. Però ero anche convinta che la Roma segnasse prima o poi, perché stava giocando veramente bene. A differenza poi della partita dell'andata, è scesa in campo con il piglio giusto per mettere in difficoltà il Napoli, almeno giocarla alla pari, perché all'andata abbiamo visto una Roma che ha terminato il suo match con 0 tiri in porta, assolutamente molto difensivista, che sembrava non avere identità. Invece questa volta ho visto una grande squadra organizzata che, soprattutto nei minuti iniziali, con un po' di disattenzioni della difesa del Napoli, ha messo in difficoltà gli uomini di Spalletti. Però il Napoli non mi dà mai, tranne in rari casi come è successo contro l'Inter, ma perché io là veramente non ho visto il solito Napoli, però non mi dà mai la sensazione di non giocare, non poter segnare, quindi anche all'ultimo minuto mi aspetto sempre il gol, però sinceramente mi aspettavo finisse sul pari la partita, anche perché forse era il risultato, per quello che è stato visto in campo, più equilibrato, però assolutamente il Napoli ci ha messo tutto il carattere che ha ed è stata una vittoria molto pesante per l'obiettivo finale, quindi qui sono un po' meno scaramantica. Assolutamente. E io adesso passo un attimo alla fine partita, ovvero non so se hai visto il video che gira della chiamata di ADL. Sì. Esatto, con un tifoso, che poi lui ha scritto che c'era molta ironia su quello che ha detto. Che cosa ne pensi? Allora, io ho visto il video che è iniziato a girare dopo il tweet del presidente, perché altrimenti, parlando anche con dei colleghi o tifosi e degli amici, pensavamo tutti fosse un imitatore, perché è una telefonata veramente molto molto particolare, dove si chiama in causa persino la pizza napoletana, i modi di fare dei napoletani, quindi veramente un sacco di cose molto particolari, ma ce le aspettiamo un po' dal presidente De Laurentiis. Non so neanche se si trattasse di una telefonata in realtà un po' concordata, anche perché
è tagliata, quindi c'è stato sicuramente una parte iniziale dove la persona che parla, il tifoso, si è presentato, perché infatti il presidente inizia a parlare direttamente e non fa pronto chi è, quindi si capisce che è una cosa che andava avanti da un po'. Fatto sta che in questo momento serve veramente tantissima serenità, quindi credo che bisogna limitare al massimo tutti questi episodi facilmente fraintendibili, soprattutto per il carattere dello stesso presidente, che nonostante ciò si è fatto perdonare, perché stasera ha portato a cena tutta la squadra proprio per compattare ancora di più il gruppo e per festeggiare anche la vittoria contro la Roma. Quindi, a parte una risata, poi subito ha twittato appunto per smentire la questione del premio per non vincere lo scudetto, ma si capiva che quel frangente ovviamente era ironico, e anche per chiarire appunto tutti i luoghi comuni che aveva nominato sui napoletani. Però prima del tweet sinceramente avrei pensato fosse uno sketch comico, sai, in qualche trasmissione televisiva, invece era tutto vero. Anch'io ho visto video su TikTok, ho detto ma no, questo è proprio falso. Fatta vedere, era vero, c'era veramente, ho detto scusate. Non ho esatto, capito. Esatto, esattamente. E quella cosa strana che aveva... esatto, quello che infatti non capivo per quello. Esatto. Il Ciolito si stava facendo perdonare da quella tripletta, che io ricordo benissimo, Madonna. Molto bella. Sì. Anche noi la ricordiamo molto molto bene, perciò ti dico, le ferite ci sono ancora e tante. Ieri parlavo anche con degli amici e dei colleghi che il Napoli viene da non un decennio, perché da quando è subentrato De Laurentiis ci sono stati assolutamente molti più sorrisi, nonostante la delusione appunto degli scudetti potenzialmente persi, ma in realtà era un Napoli che non era neanche costruito per vincere gli scudetti, quindi non possiamo dire persi. Però prima ancora degli anni di De Laurentiis erano anni dove ci sono state delle retrocessioni, la retrocessione in Serie C a tavolino, tante Serie B, il fallimento, tanti anni bui, quindi davvero adesso è come rincorrere un sogno che soprattutto noi che eravamo piccolissimi negli anni dello scudetto, appena nati o molti ancora non erano nati, culliamo praticamente da sempre, perciò ci andiamo ancora un po' con i piedi di piombo, sai. Qua dicono, dopo Simeone prossimo acquisto Faraoni, non siamo mica la Juve. A proposito di mercato, ora ti faccio una domanda, visto che parlavamo di Zaniolo, un Zaniolo al Napoli, ti piacerebbe? Allora, a me sinceramente sì, piacerebbe, anche se sono d'accordo con l'idea di Martina e ovviamente anche con l'idea del Napoli, perché in passato si è parlato anche di calciatori alla Ibrahimovic, piuttosto che nomi scomodi, ad esempio puntualmente ogni anno nell'intervista consueta Balotelli ricorda quanto sarebbe bello per lui giocare al Napoli, visto che l'ex compagno ormai napoletana, quindi viene spesso qui a Napoli, segue gli azzurri, cosa che non è stata mai in realtà considerata dal presidente De Laurentiis proprio come potenziale dello stesso calciatore, un po' per la testa calda ovviamente che ha sempre avuto. E fondamentale è stata anche la rivoluzione della scorsa estate, quando il Napoli ha mandato via praticamente calciatori importanti come lo stesso capitano Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina, proprio perché sono arrivato a un certo punto che avevano un peso specifico troppo grande nello spogliatoio e non si aveva più quel gruppo compatto e quella serenità che poi è stata ritrovata quest'anno. Quindi credo che in un momento del genere inserire un calciatore che appunto ha bisogno di essere ritrovato e coccolato come Zaniolo possa essere comunque un'arma troppo a doppio taglio per il Napoli in uno spogliatoio molto compatto, unito, ma comunque equilibrato. Fatto sta che però tecnicamente e tatticamente mi piacerebbe molto molto come calciatore, ma credo che farebbe benissimo in ogni squadra di Serie A, quindi sarei ipocrita a dire no, non mi piacerebbe in azzurro, perché è assolutamente un campione
e spero soprattutto resti in Serie A e non vada all'estero, quindi perdendo un altro talentuoso calciatore, anche se credo che poi alla fine andrà all'estero. Esatto, più che altro per i soldi che chiede. Io però sì, ho paura di andare, cioè magari, non so, tipo in Premier, per il tifo, perché io lo vedo molto, cioè il tifo è molto più caldo là, no? Quindi appena un errore, secondo me la batterebbe un po' come carattere che ha. Quello sì, lo vedrei di più. Assolutamente, poi sono piazze molto calde effettivamente, molto, molto similari alle problematiche che ha incontrato, quindi sarebbe assolutamente da stimolo, però forse in questo momento ha bisogno più di tranquillità e meno pressioni, venendo già da un momento difficile, gli aspettano poi dei mesi ancora più difficili, quindi forse una piazza più tranquilla ma importante potrebbe fare al suo caso. Assolutamente. Allora, adesso la prossima partita ce l'avete contro lo Spezia, giusto? Esatto, sì, un lunch match che ci sarà domenica, gara importante comunque da non sottovalutare, perché mi ricorda anche dei precedenti storici lontanissimi, non troppo favorevoli, però assolutamente turno favorevole anche in questo caso al Napoli, quindi c'è soltanto da giocare da Napoli. Credo ci sarà un po' di turnover, ma leggerissimo, per far rifiatare un po' di calciatori, anche perché sarà un febbraio molto impegnativo con tante partite, tornerà la Champions, quindi c'è da gestire al meglio il gruppo e tutte le energie. Spalletti questo lo sa fare benissimo, quindi resto comunque fiduciosa per il momento. Proprio di Champions, cosa ti aspetti? Cioè, nel senso, comunque anche lì sta andando benissimo, cioè, cosa ti aspetti da un possibile proseguo in questa Champions? Guarda, io mi aspetto ancora una volta il Napoli grande anche in Europa, perché già passare il turno contro il Francoforte sarebbe un altro tassello che manca praticamente da decenni al Napoli, quindi anche quello sarebbe uno scatto in più di maturità anche a livello internazionale, e confermare poi anche il bel gioco in tutta Europa, visto che ci sono stati tanti proclami per quanto fatto di bellissimo anche nel gironcino. E sicuramente poi il vantaggio di giocare la prima fuori e il ritorno al Maradona, che sarà sicuramente gremito, così come in ogni partita anche di campionato, può essere dalla parte del Napoli, quindi credo che in questo caso non si dirà la fatidica frase diamo priorità al campionato, anche perché ormai sono partite ben distribuite, quindi si tratta insomma di un minimo sforzo che comunque porta tantissime motivazioni, sono partite che si preparano da sé, e anche se non sono poi scontate come sembrano, perché l'Eintracht Francoforte comunque è un'ottima squadra, una tifoseria molto calda, quindi dovrà prepararla comunque molto bene la gara a Spalletti, e sono sicura lo faccia, però credo che Napoli possa andare almeno un altro po' avanti, non ti dico nelle fasi finali perché sarei falsa, però ancora un altro po' avanti in Champions assolutamente sì, magari poi al prossimo turno beccare un'italiana, chissà, sarebbe anche affascinante. Ah sì, sarebbe bello, assolutamente. Ok, perfetto, io passerò un attimo alla Juve, purtroppo oggi sono solo io, quindi mi risponderò da solo. Ti faremo noi delle domande. Va bene, qua ce n'è già una un po' per tutte, delle parole di Allegri post partita, ovvero puntiamo a salvarci dal, appunto, sulla salvezza, no? Cosa ne pensate? Dopo dirò anche la mia. Allora, Allegri nel post partita ha sempre avuto qualche sparata in più, anche con Fagioli, ad esempio, dobbiamo andare con calma perché comunque ha i suoi tempi, e da un lato non dico che non abbia ragione, però magari un po' per scaramanzia, non lo so, con Allegri non penso sia chissà quanto scaramantico, però doveva dire qualcosa, secondo me l'ha sparata, anche perché comunque le ultime due in classifica hanno 8-9 punti se non sbaglio, quindi la Juve che adesso quanti ne ha? 25, tipo, non mi ricordo bene, cioè per arrivare in zona retrocessione insomma dovrebbe perdere ulteriori punti sostanzialmente, perché non è che quelli dietro farebbero miracoli, poi non si sa mai, però è stata una frasetta un po' inutile, cioè
giusto per mettersi contro un altro po' di tifosi, perché alla fine non, cioè per me non ha senso, non l'ho trovata chissà quanto intelligente, ecco. Sì, anch'io l'ho trovata parecchio quasi fuori luogo, nel senso che comunque non mi puoi parlare di salvezza. Esatto. No, da, cioè, no, poteva comunque argomentare la cosa in modo diverso, però io sono d'accordo con Ale, si è fatto un po' una sparata delle sue. Ma sì, ultimamente ha queste uscite in conferenza stampa, no? Anche sì, prima sì, della partita sì, contro il Napoli giocava un po' al ribasso, quindi c'era questo ping pong tra chi si sminuiva di più e faceva i complimenti all'altro, che sembravano veramente due squadre che dovevano salvarsi, e quindi dicevano no, l'altro è più bravo, no, gli obiettivi importanti ce li ha gli altri, però davvero considerando le ultime in classifica o almeno la condizione di squadre come la Sampdoria, per non nominarne altre, diciamo, credo veramente che la Juventus non abbia alcun problema, però ci sta insomma a normalizzarsi, nel senso che essendoci questi tantissimi punti di penalizzazione, restare comunque con i piedi per terra, ragionare sì da Juve con una mentalità vincente e quindi puntare a vincere le partite, però sempre razionalizzando la propria posizione in classifica, quindi non sminuendo le avversarie di impegni come fatto nelle ultime settimane, ma assolutamente capire che è un campionato che più va avanti più troverà squadre che appunto si giocano la salvezza, si giocano l'Europa, e quindi a maggior ragione contro la Juve e contro questa Juve giocheranno con il coltello tra i denti, quindi forse è stato anche un po' quel messaggio provocatorio che ha mandato, però con la modalità sbagliata. Sì, anche secondo me vuole essere tipo un po' una scossa, però è una cosa che piuttosto glielo vai a dire ai giocatori spogliatoio e non in una conferenza stampa. A me non sono per niente piaciute queste parole, perché comunque tu hai tutte le carte in questo momento, oltre alle varie sentenze che ancora dovranno arrivare, però su quelle non ci puoi fare niente, quindi tu in questo momento devi giocare e lottare sul campo, quindi tu hai tutte le possibilità per arrivare, non dico in Champions, però comunque in una conference, in un'Europa League, cioè comunque sei lì, devi lottare, non puoi fare come col Monza, che io davvero non ho avuto parole per quella partita, perché giocatori che dormono in campo, lui che sbaglia a mettere i moduli, quindi non mi è piaciuto per niente. E riprendo anche questa domanda che volevo farvi anch'io, potete dire proprio la vostra, potete dire anche secondo me la Juve cioè, è stato giusto dargli meno 15, tranquilli. Che cosa ne pensate? È giusto? Hanno sbagliato? Voglio sapere il vostro parere. Allora, a me dispiace per quelli che sono i giocatori tipo, che ne so, un Di Maria, un Federico Chiesa, che non dico che non c'entrino niente, perché molti giocatori della situazione erano consapevoli, quindi non dico che sia giusto, cioè non, mi dispiace dire giusto nei confronti dei giocatori, però alla fine è un dato di fatto, nel senso che il Milan è da anni che cerca di fare un mercato pessimo per far quadrare i conti, e poi mi devo vedere una Juve che spende tutti i soldi possibili immaginabili senza che nessuno gli dica niente, giustamente mi dà fastidio da tifosa esterna. Poi, cioè, alla fine per me è stato giusto, insomma, cioè alla fine la colpa principalmente è di chi ha proposto, insomma, tutta questa situazione, quindi Daniele, tutta la presidenza, tutta la dirigenza, quindi alla fine la colpa è loro. Più che altro però i giocatori, cioè alla fine, più che dire ok va bene, cioè non credo che i giocatori si potessero rifiutare chissà quanto di fronte a queste proposte, cioè alla fine tu sei là per giocare, quindi un conto se sei esente da colpe e dici va bene, sono consapevole, basta, un altro conto se dici ok facciamo questa cosa perché penso che sia giusta. È una situazione un po' particolare che alla fine è nata dalla dirigenza, che giustamente è stata poi punita. Per quanto riguarda i punti di penalizzazione, cioè è tutto un ciclo, no? Se tu non puoi spendere soldi, non ti compri i giocatori, non avessi avuto la possibilità di prendere Vlahovic non ti avrebbe segnato quei gol che magari ti hanno portato alla vittoria, quindi alla fine è tutto un ciclo di cose, cioè alla fine per me alla fine, alla ripetizione, è giusto, nel senso che ci sta, purtroppo, cioè mi dispiace dirlo, però per me ci sta.
Io penso che se questi punti sono stati comunque assegnati, vuol dire che in realtà un motivo c'è, nel senso che nulla viene fatto a caso. A me da tifosa e comunque da esterna dispiace, perché comunque non ti dico che è un campionato falso, una classifica falsa, però comunque di sicuro anche gli avversari, comunque quando scendono in campo, è diversa, perché comunque la posizione di classifica della Juve è un'altra, è cambiata. Quindi secondo me è il diciamo che è questo che è brutto in realtà, soprattutto i tifosi della Juve, così come di altre squadre che alla fine non c'entra niente, secondo me vedono anche le partite in modo diverso. Su questo punto di vista mi dispiace. Poi se sono stati dati questi punti di penalità, evidentemente un motivo c'è, quindi lo ritengo corretto. Eh sì, anch'io la penso nella stessa maniera, anche perché purtroppo leggevo un po' delle questioni, dei punti, dei vari articoli ai quali si erano appellati, visto che le plusvalenze fanno parte di una norma particolare, quindi siccome non si può decretare il valore preciso di un calciatore, ci sarebbero degli appigli, tant'è vero che la Juve ha fatto ricorso proprio per queste illogicità riscontrate. Però purtroppo c'è il problema della recidiva, perché come dichiaravano nelle intercettazioni anche i vertici della Juventus, a differenza di Calciopoli, questa volta il caos l'hanno creato loro, ed è stato un caos anche lungo svariati anni, che purtroppo poi è emerso adesso, perché purtroppo è una situazione che è reduce già dal 2020 praticamente, quindi è molto molto lunga, e si parlerà anche, ci sarà un'altra inchiesta sulla questione stipendi, quindi dei calciatori, di eventuali squalifiche, quindi il procedimento legale sarà veramente molto molto lungo. Però dispiace, ma così come dispiace appunto anche del calo delle big, che come diceva anche Martina è un campionato assolutamente atipico, e ovviamente anche in casa Juve il contraccolpo psicologico si sta comunque risentendo, ed è normale poi che sia così, perché è una questione molto molto grande. Mi dispiace in primis per i tifosi, perché l'ho detto anche in una diretta di qualche giorno fa, che alcuni miei colleghi dicevano che i tifosi erano un po' contro questa sentenza. Invece assolutamente no, perché ho visto poi comunicati degli ultras della Juve, dei gruppi organizzati, anzi, che si sono schierati tutti contro la società e contro l'operato, assolutamente a difesa del club, che deve essere pulito, così come la maglia che loro tifano e la fede che loro hanno, e che non deve essere assolutamente sporcato. Quindi a me dispiace in primis per i tifosi quando succedono queste cose, che purtroppo poi ne vanno loro a subire tutte le conseguenze. Concordo assolutamente. La cosa più brutta è che appunto i tifosi sono quelli più che vanno a essere delusi, no? Quelli che vanno a essere più colpiti quando non c'entrano assolutamente niente. Io concordo con voi in parte, nel senso che sì, se qualcosa abbia sbagliato, quindi qualcosa ci meritiamo, assolutamente. Io sono la prima che do in colpa ad Agnelli, che do in colpa a Paratici, visto che con questo sul suo libro nero ci ha fatto fare tanti casini. Però dopo aver letto un po' il comunicato uscito ieri, ci sono certe cose che non riesco a spiegarmi, mi sembrano tante cose messe su un po' a caso. Infatti ora spero che nel ricorso si vedrà che la sentenza che uscirà, spero che la Juve si metta un po' lì e dica un po' le cose come stanno. Se poi veramente tutto questo sarà vero, sarà assicurato, eccetera, ci può stare, cioè, assolutamente. Non capisco ancora come siamo stati a meno 9, meno 15 punti, però vabbè, è brutto. E per quanto riguarda invece, parlo un attimo del campo, volevo un attimo rispondere anche a questa domanda. Il mercato della Juve, che non c'è stato, in poche parole, non si è né aperto né chiuso, perché non c'è stato, può stare, se è un momento brutto. Non è la prima cosa che si è aggiunta al mercato, anche perché penso che i soldi in questo momento sono davvero pochissimi, quindi ci può stare, e non penso che
da una parte sì, aggiustare la squadra magari servirebbe, perché in questo momento tipo un parede su un deciglio di dare via proprio a calci in culo, visto che contro il Monza li ho visti, non li ho visti altri, giocavamo in due in meno, e, però allo stesso tempo dico, sono giocatori che vuole il mister, cioè Paredes l'ha voluto Allegri, deciglio lo mette Allegri perché è innamorato perso, non so di cosa, e, quindi io sono una del club Allegri out, io ho sempre provato a difenderlo, a cercare di appunto difenderlo, ma non ce la faccio più, perché comunque i giocatori in campo li mette lui, ok, alcuni non hanno voglia, però come dico, alcuni li ha scelti proprio lui, quindi non capisco. Secondo me tipo anche Chiesa che lo metti non nel suo ruolo, anche McKennie non lo metteva, a me non piace come giocatore, però non lo metteva nel suo ruolo, quindi è normale che non rende. Secondo me adesso quando andrà Lines a giocare diventerà fortissimo, come è stato con Bentancur, come è stato con Kulusevski, perché Allegri non li sa far giocare proprio per niente. Però a parere sono fatti tutto per venire a Torino, sì, un po' come Di Maria, secondo me è venuto giusto per avere quei minuti in più sulle gambe per i mondiali, quindi anche lui a fine anno se ne andrà, anzi lo spero altamente. E Allegri che rischia addirittura il rinnovo, sì, ho letto anche questo e io non so davvero come sia possibile che questa società voglia rinnovare Allegri con tutto quello che sta facendo, perché io contro l'Atalanta ho detto wow, ho avuto una risposta sul campo, ho avuto una Juve che voleva lottare e vincere, però poi contro il Monza invece ho visto tutto l'opposto e non capisco proprio come sia, cioè avrei tra l'altro potuto capirlo contro l'Atalanta, che è una squadra che tranne stasera che ha perso contro l'Inter però sta facendo benissimo, quindi davvero non capisco, cioè 0 punti contro il Monza, io non so se mettermi a ridere o piangere in questo momento, quindi non ho davvero parole. Gai viene a tifar Napoli, no grazie, continuerò a soffrire per la mia squadra e a rimanere lì, e niente, adesso la prossima sarà contro la Salernitana, quindi sarà uno scontro perché comunque siamo lì. Io spero che la Juve prima c'era contro quella Lazio, quindi Coppa Italia, anche lì paura perché se riesci a vincerla vai comunque adesso contro l'Inter, quindi anche lì sarà tosta, però sicuramente è un obiettivo che dobbiamo puntare alla Coppa Italia, perché oltre all'Europa League sono le uniche cose che ci rimangono, quindi assolutamente occhio alla Lazio ultimamente in forma, e infatti mi spaventa, vero? Sono contenta che Chiesa, ho letto che ci sarà anche Pogba e Vlahovic, io spero che Allegri non faccia una delle sue cavolate come contro il Napoli, come contro tante altre squadre, quindi e, cosa ne pensate di Allegri? L'ho detto prima, secondo me non ci stanno a dire in conferenza stampa, quindi assolutamente no. E nulla, ho un'ansia tremenda per giovedì, spero che la Lazio non ce ne dia 5 anche lei, e nulla, quindi direi basta, le cose principali le ho dette, adesso aspettiamo le sentenze, sono quelle le cose che fanno più paura in questo momento. Perfetto, allora io direi che la live può terminare qua, io vi ricordo il contest, quindi abbonatevi al canale di Arena Sportiva, mi sono dimenticata di dirlo prima, e doveva finire oggi ma siccome settimana scorsa non c'è stata abbiamo un attimo rimandato, poi vi aggiornerò sulla pagina Instagram di Arena Sportiva su tutto, e ringrazio la chat per esserci stata, aspettate, io se riesco... Mandare io sulla sportiva a fare un video saluto della sportiva Gai. Ah, ecco, i giocatori penso. A Castello e Volturno ha detto. Ok, va bene, aspetta, allora i saluti. Quindi ringrazio la chat per esserci stata. E ringrazio Asia. Grazie, grazie a te, come sempre. Ringrazio Martina. Grazie mille, grazie. E ringrazio Alessia. Grazie a te, Gai, un abbraccio. Ciao a tutte, buonanotte. Ciao, ciao a tutti.